Oggi vi propongo un gioco facile facile da fare semplicemente con un piano d'appoggio, dei bicchieri e una pallina. Attaccate i bicchieri sul bordo del tavolo o del vostro piano di appoggio in modo da formare praticamente dei canestri, come potete vedere, e assegnate ad ognuno di essi un punteggio. A questo punto, come è facile prevedere, il gioco praticamente è fatto. Si parte! Prendete la pallina e cercate semplicemente di fare canestro da una giusta distanza. Per poco, come... Wow, ce l'ho fatta! La prima variante che vi presento è quella della catapulta. Come vedete, ho costruito una catapulta artigianale semplicemente intanto riutilizzando il solito cartone delle merendine degli altri giochi. Poi ci ho applicato due fori ai lati e quindi ho inserito una matita. Successivamente ho attaccato alla matita tre cannucce precedentemente unite insieme sempre con lo scotch e un tappo grande a sufficienza, insomma, da poter contenere la pallina. E a questo punto la nostra catapulta è pronta. Yuppie! Mi sa che ho dato un po' troppo forte. Utilizzare il gioco dei bicchieri anche con un tappo e con un qualsiasi flacone vuoto e l'aria che fuoriesce dal flacone vi servirà come forza propulsiva per muovere il tappo. Ora vi mostro come.